Bene. Buonasera a tutti, bentornati ai nostri seminari di bridamenti su scritture femminili fra letteratura, critica e storia. Questa sera abbiamo il grande piacere e onore di avere con noi Daniela Brogi in dialogo con Gaia Benzi, che salutiamo sia Daniela sia Gaia. Grazie mille per aver partecipato. Ricordo anche che questo è l'ultimo degli episodi, quindi concludiamo in grande bellezza, direi. Eh, vado a presentare le nostre ospiti. Eh, Gaia Benzi eh, è dottoressa di ricerca in letteratura italiana, si occupa di storia culturale, storia delle idee tra 5 e 600 con particolare riferimento alle intersezioni tra medicina e letteratura. Scrive di politica, libri, immaginario, i suoi contributi sono apparsi su Jacob in Italia, che fare nazione indiana, Micromega ed è autrice del saggio tra principi e saltimbanchi usciti per l'Università Sapienza di Roma e co-traduttrice del Manifesto della Cura uscito con Allegre nel 2021. Daniela Brogi insegna letteratura italiana contemporanea all'Università per Stranieri di Siena si occupa principalmente di forme della narrazione nella letteratura, nel cinema, nelle arti visive. Tra i suoi libri ricordiamo Il Genere proscritto: Manzoni e la scelta del romanzo Uscito con Giardini nel 2005. Giovani: Vita e scrittura tra fascismo e dopoguerra per due punti nel 2012. Altri Orizzonti, Interventi sul cinema contemporaneo per Artemide nel 2015 e un romanzo per gli occhi Manzoni Caravaggio e la fabbrica del realismo uscito con Carocci nel 2018 che ha avuto un grande successo e lo spazio delle donne uscito con Einaudi lo scorso anno eh, che sarà il centro della conversazione di questa sera scrive saggi articoli di critica letteraria cinematografica e visuale sulla rivista doppio zero e su varie altre testate Ecco, io sono molto felice di avere come ospite Daniela Brogi e Gaia Benzi. Eh, vi lascio al dialogo, alla vostra conversazione, come sempre, e tornerò poi in chiusura ehm, per come, se ci sono dei commenti appunto per rispondere alle domande di chi ci segue e, e per aggiungere magari qualche considerazione finale. Quindi, buona conversazione Grazie. e buona, buona visione a chi ci segue in diretta e buona visione anche a chi ci guarderà poi in differita. A dopo. Grazie Claudia, grazie Claudia, grazie ai bridamenti per questa occasione di, di una chiacchierata eh, online come si facevano ormai tre anni fa quotidianamente, e eh, che, però, insomma ha il vantaggio di permetterci di, di continuare a dialogare anche senza tutti gli inconvenienti ehm, degli spostamenti, c'è qualcosa di buono che ci ha lasciato questa pandemia e la capacità di rompere le barriere della eh, materialità. Bene, io, io Dopo l'introduzione di Claudia non, non toglierei altro spazio alla nostra chiacchierata e il seminario si inserisce all'interno, eh, la chiacchierata di oggi appunto si inserisce all'interno di un ciclo di seminari intitolato alle scritture femminili e secondo me eh, lo spazio delle donne eh, è un libro, è stato un libro che ha, ha avuto il merito proprio di fare il punto sulla questione con una grande competenza e, e però senza cedere alle sirene dell'iperspecializzazione. Per cui è stato un libro, è un libro che riesce a parlare al vasto pubblico di un argomento che di solito viene confinato in un ghetto, che è quello degli studi di genere. E invece eh, tu, Daniela, all'interno del libro spieghi proprio perché è importante che, che, che questo ghetto. Mh, si rompa che quelle porte di questo ghetto si aprano perché scrittura, la scrittura femminile, in generale, gli studi di genere non sono da considerarsi un settore specialistico a parte, come tanti altri, ma perché è importante che diventino patrimonio comune. Anzi, assurdo che non lo siano già. Il femminismo esiste da secoli. Com'è possibile che il femminismo e, e, e tutto ciò che, che ha prodotto sia ancora appannaggio degli specialisti, anzi, degli speciali, delle specialiste soprattutto eh, delle, degli studi di genere e non sia patrimonio comune. Io partirei da qui, insomma, sì, da questo abbrigio. Sì, grazie, grazie Gaia. Grazie Gaia Benzi, grazie a. A Claudia Boscolo e ai bridamenti, e sì, eh, questo era uno, uno dei punti da, da, da fissare, prendendosi anche il coraggio e la responsabilità che ho sentito che avevo voglia e anche il dovere, forse, di prendermi, di usare la parola, l'unica parola che noi possiamo usare nei confronti di una situazione di, di ritardo, di accantonamento. Degli, degli studi intorno allo spazio delle donne. Questa parola è ignoranza, cioè non eh, come dire, pensare di potersi buttare in una conversazione impressionistica in materia di diritti delle donne, in materia di canoni, di mappature, di presenza delle donne, pensare ancora di riprodurre così un po' il vecchio giochetto retorico. Per cui chi eh, porta in, al centro del discorso e della, dell'attenzione la questione dello spazio delle donne e della disparità sarebbe qualcuno che eh, semplicemente inscena forme di vittimismo e tutto questo, insomma è tempo di dirlo in maniera chiara, forte e, e pulita, è una forma in qualche modo anche di disonestà intellettuale e noi che ci occupiamo di cultura oltretutto lo facciamo in tempi così complicati ma anche così interessanti come quelli appunto della, della contemporaneità eh, che è una contemporaneità sempre più mescolata sempre più abitata anche da conflitti incontri scontri interculturali e ormai dobbiamo come dire, arrivare a, a pensare di, di gestire tutto, tutto questo anche grazie al femminismo, di cui tutte e tutti siamo, o tutte come vogliamo dire, siamo figlie e figli. Non, il fatto stesso che io, te, Claudia e chi ci ascolta in questo momento riusciamo a parlare di queste cose disponendo di certe categorie, questa libertà non... Non è stata regalata da, da nessuno, ma arriva attraverso una, una storia molto complessa, attraverso una genealogia di donne che una dopo l'altra, come ha detto una illustratrice inglese, si sono tirate fuori dalla pattumiera della storia. Non so se. Sì, sì, no, e assolutamente, sì. È, è proprio questo il punto. Noi, siamo eredi di questa genealogia. Mi veniva da pensare mentre parlavi eh, che, che forse ehm, la sorpresa e, e l'ignoranza, la sorpresa di veder tornare questi temi alla ribalta, soprattutto negli ultimi anni, e l'ignoranza eh, con cui vengono spesso affrontati anche da persone che invece eh, hanno una cultura generale vasta, hanno avuto eh, occasione molteplici di, di affrontare, di leggere testi. Eh, di, di conoscere questa genealogia eh, e che in generale hanno una, una predisposizione quindi per, per, per gli studi teorici sto parlando di eh, personalità accademiche personalità del mondo della cultura eh, a vari livelli scrittori registi l'ignoranza di, di, di certe categorie che non è più scusabile eh, forse può essere però non so eh, immaginata pensata per certi versi giustificato dal fatto che veniamo da un'epoca in cui si pensava che la storia fosse finita e che quindi non ci fosse più niente da aggiungere paradossalmente che anche il femminismo fosse finito perché l'ondata femminista c'era stata e poi con gli anni 90 era stata tradotta in una forma di empowerment eh, capitalista che, che un po' la, ha depotenziato, aveva depo aveva depotenziato alcune delle istanze più, più radicali, no? La parità sì. è stata ottenuta e quindi non avete più nient'altro da dire. Invece sì. negli ultimi anni è stata riattivata l'istanza femminista e soprattutto si è, è riuscita a, eh, a diventare mainstream e quindi anche a, ehm, ad andare a toccare alcuni settori che si pensava, pensavano intoccabili e di conseguenza adesso tanta più gente ci deve fare i conti. Per certi sì, le no? tradizioni sono esplose perché appunto io negli anni 90 esistevo, esistevo anche come donna che aveva già finito vent'anni e di certe situazioni si soffriva e come, ma mh, si soffriva in silenzio. È vero, hai ragione, adesso è come se in qualche modo le acque si fossero rotte e mh, è più possibile. Parlare di queste cose è anche più emergente, è anche più urgente parlare di queste cose perché il, il corpo delle donne è, continua a essere materia, oggetto di polizia morale. Sto pensando alle, alle nostre sorelle afghane che in questo momento sono sulle strade e vengono battute appunto in Iran. Nelle, nelle prigioni torturate, e uccise dalla polizia morale. No? Mi, 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 mi sembra molto eloquente l'aggettivo che viene usato in uno spazio completamente altro, lontano dal nostro, che è quello di morale. Quindi si tratta di moralizzare ancora una volta il cosa delle donne, stabilire bene e cosa è male a seconda di come le donne si pettinano, si vestono. Scelgono i colori no? per fare una, una curva molto spericolata, ma che ci riporta all'argomento del giorno. Per cui Assolutamente, siamo... non è spericolata per niente. L'argomento del giorno è che, che una donna che, appunto, per la prima volta mh, ha raggiunto mh, una, una posizione politica che mai era stata riconosciuta alle donne ha pensato che. che non, non, ha pensato di dire tranquillamente che aveva sentito, ascoltato il consiglio di qualcuno che poteva aiutarla a, a capire meglio come gestire quello che è un problema che le donne devono gestire da millenni, cioè come, come sono guardate, no? come, come la propria immagine è così esposta e ancora così vulnerabile perché io, io parlo e eh, poi tu interrompimi. Ma... No, no, cioè... assolutamente è così, cioè se pensiamo che alcuni dei politici, anche più in vista negli ultimi anni, sono, sono stati visti in costume da bagno, no? è una cosa che è impensabile per le donne che attualmente occupano eh, le cariche politiche più importanti di questo paese. E quindi, e quindi assolutamente questo ci dimostra che il corpo delle donne ancora è un oggetto eh, che, che viene misurato, come dicevi tu, attraverso standard morali, ma anche il discorso delle donne viene misurato attraverso standard morali. Tu facevi riferimento all'inizio al vittimismo, no? Parlare delle donne eh, viene ancora letto come una questione eh, vittimaria, ma come volete eh, raccontare del, volete le quote rosa, no? volete soffermarvi su, sullo specifico femminile, dite di non trovare spazio, dite eh, che ancora la parità non è stata raggiunta e quindi vi ponete in una posizione vittimaria. Noi non facciamo differenza tra maschi e femmine, tra uomini e donne, quello che ci interessa è. Soltanto il merito no quante volte questa retorica è stata usata come grimaldello per togliere spazio alle donne e perché tu nel libro questa cosa la spieghi benissimo e secondo me lo fai con una precisione che veramente andrebbe diffusa e andrebbe utilizzata in tutte queste discussioni dove appunto il merito viene usato come grimaldello per silenziare poi ah, eh, sì, certo, le donne perché non solo viene usato per togliere spazio ma per precipitare eh, spesso, cioè ha l'effetto spesso di precipitare una volta di più la, le donne in, una, in un sistema di insicurezze e di fragilità, eh, che, che per molti aspetti noi potremmo per esempio definire con il termine del complesso dell'abusiva no? o dell'usurpatrice, perché è, è tutta una retorica quella del merito che, eh, che va smontata, cioè, perché sono tanti i punti che costruiscono questa, questo illusionismo, uno dei quali è per esempio, mh, non è detto che sia il più importante, ora procedo un po' eh, così mh, improvvisando, però uno di questi è l'assunto la, per cui chi eh, sarebbe dalla parte del merito al di, là di di di, mh, sì, al di là di questioni di genere sarebbe automaticamente dalla parte della bravura ma chi l'ha detto? Punto primo Punto secondo la, il problema, lo scrupolo di dire io non vorrei essere mai riconosciuta o, o messo in quella posizione vincere quel concorso per questione di appartenenza di genere, questo tipo di affermazione, casomai dovrebbero farlo gli uomini, cioè quelli che hanno sempre storicamente ricoperto le, le posizioni apicali, no? eh, Appunto, si parlava prima della prima segretaria di partito, di un partito di sinistra in Italia. Quindi, eh, casomai, questo problema se lo dovevano porre gli uomini, non. Non le donne. E poi ci sono, appunto, procedendo. Parlavo di una retorica proprio perché ehm, una, ci sono tutta una serie di automatismi o di verità che in realtà sono pseudo verità che fanno sì che molto spesso le donne vengano messe e siano state tenute storicamente non solo in una posizione di minorità, ma di presunta reciproca. Uh, diffidenza e, e rivalità, no? Anche questa è una situazione da smantellare con cura e rispetto alla quale ancora dobbiamo fare tanto, tanto lavoro. Non per nulla nel libro mi servo, perché via via mi servo di esempi mh, visuali e poi possiamo mh, così anche magari dire meglio perché, e a un certo punto metto la, cioè faccio pensare a a Questa uh, Ruth Bader ginsburg la, la prima giudice della Corte Suprema, in riguardo a una foto che ha circolato molto qualche anno fa quando lei è morta, che era la foto di classe class all'epoca dell'università ad Harvard, dove lei era l'unica donna in mezzo a decine di, di altre matricole. No? Allora, lì la questione che ci pone quel tipo di foto è doppia, perché per un verso quella foto parla della straordinaria bravura di Ruth Bader Ginsburg, no? E però al tempo stesso parla anche delle tante donne brave come lei che magari sono rimaste fuori dal campo. Ora eh, la scommessa, la scommessa proprio di cultura e di emancipazione che noi anche come donne dobbiamo fare è pensare che queste due situazioni di cui parla quella fotografia, invece che essere messe l'una contro l'altra e creando dentro le donne delle scissioni che producono stress su stress e quindi si mangiano le energie che uno magari potrebbe dedicare alla scrittura di un articolo o anche alla coltivazione di, un, di una pianta floreale quello, quello che si vuole cioè è, è stress su stress perché tu uh, cioè Ruth è lì perché è bravissima, ma è eh, ma ed è, anzi, scusate, una questione proprio di sintassi. Ed è lì anche perché fuori campo esistono molte altre root come lei, che non sono state inserite nella, nella, nella fotografia. Allora, noi dobbiamo oltrepassare questa retorica dell'eccezionalità, questa ideologia della favorita. Questa, mh, mh, anche questo complesso che a volte le donne hanno assorbito e riprodurrebbero, che è un, un complesso narcisista, del, dell'eroismo eccezionale. No, si può essere bravi non nel senso che hai fatto fuori tutte le altre o tutti gli altri, ma nel senso che tu sei brava, poi sono brava anch'io, poi è brava anche lei e anche un'altra persona. Ora, questo tipo di, ehm, di pensiero, in realtà le donne ce l'hanno avuto e ce l'hanno, eh, perché anche questo va detto, cioè che questo mito de, eh, di Eva contro Eva, cioè delle donne l'una contro l'altra, in parte è eh, come dire, storicamente fondato, e noi che ci occupiamo di letteratura e di narrazione sappiamo anche che arriva da lontano, eh, ed è storicamente fondato perché è chiaro è anche. Un mito che è un tipico mito di un soggetto dominato, no? È, il famoso, eh, è la famosa situazione delle guerre fra poveri. E però contemporaneamente è anche un mito, cioè è anche un'invenzione patriarcale che è stata usata da, dal dominio maschile per, da, da sistemi patriarcali. Non sto usando aggettivi che indicano suggestioni, so, usando aggettivi come dire ehm, dimostrati da stati giuridici, da un sistema di leggi esistito fino a, a dopo la, la mia nascita e, e quindi il, il mito appunto della patriarcale, della rivalità fra donne ha come dire ha sgretolato anche tutto quel lavoro di reciproco aiuto che le donne a tutti i livelli, cioè non solo intellettuali, non solo artiste, ma operaie, contadine, ehm, casalinghe, donne emigrate, no? a tutti i livelli hanno fatto, le donne di Little Italy, cioè le donne che analfabete partite, arrivate in America, che poi nei cortili di Little Italy si mettono lì, cucinano insieme, fanno cose insieme caspita se si sono aiutate con le donne, caspita se hanno creato delle trame proprio di reciproca alleanza, che sono le stesse trame, se posso continuare, di cui ci parla anche Belux, quando parla del modo in cui le donne nere, nella, nelle, le, le nonne, le antenate nere, nelle proprie case, no? Hanno hanno, fatto, hanno costruito, insomma, delle narrazioni di cura, delle azioni di cura che in qualche modo garantissero alla loro famiglia di sopravvivere al, al razzismo, al dominio. Ora, forse ho, ho voluto parlare di troppe cose tutte insieme. Vi, no, vi no, chiamo. ma sono tutte collegate assolutamente. Tra l'altro, hai usato un verbo. Detto, sì. Hai no, usato un verbo molto suggestivo che è quello del tessere, no? che è proprio tipico delle storie, ma è tipico anche del telaio, che è questa attività femminile storicamente eh, che appunto vede la collaborazione di più donne. Ma è così il mito patriarcale di Eva contro Eva: è un mito nel senso che è. L'altra faccia della medaglia per me della retorica del merito. Io guardo soltanto chi è il merito, e poi, comunque, siete voi donne le peggiori nemiche eh, di voi, stia, del, sì, è vero, voi stesse. Ed è, è un'affermazione che tutte le volte che la sento mi fa accapponare la pelle, perché non è così: perché poi, nella realtà, eh, spesso le donne si invece si aiutano, si sono aiutate a tutti i livelli, come dicevi tu. Quando non succede è perché il meccanismo di dominio impone una scarsità di risorse tale per cui effettivamente la competizione è l'unico modo per accedere a quello che viene considerato l'unico posto disponibile, no? è l'unica donna della fotografia. Eh, Ginsburg, no? tu dicevi... Eh, è, è così emblematica quella foto, tu la usi in maniera eh, eh, brillante all'inizio del capitolo perché è un'immagine che descrive più di mille parole eh, come la scarsità di risorse, poi una serie di, 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 di meccanismi a catena, alcuni reali, alcuni interni, alcuni eh, mentali, quindi la sindrome dell'impostora de, dell eh, che, che spesso è molto più femminile che maschile eh, e quindi per certi versi mi viene da dire dovremmo rivendicare un diritto alla mediocrità. Eh, quanto spesso uomini mediocri occupano posizioni apicali, invece se non sei eccezionale eh, da donna sai che lì non ci arriverai mai. Invece anche noi abbiamo diritto a essere non eccezionali ad essere comunque ascoltate a trovare spazio e questo è un, un elemento molto interessante poi e tu lo affronti anche da, da critica nel libro dicendo dobbiamo recuperare le voci femminili, dobbiamo recuperare tutto un sommerso senza nasconderci che non tutto è eccezionale, appunto, che non tutto è alta letteratura, non perché una cosa è stata silenziata eh, dalla storia significa che, che, che fosse di pregio, però comunque eh, anche questo, questo lavoro di recupero, anche di ciò che non è di pregio, ci aiuta a un po' bilanciare quella che è una prospettiva che invece se letta soltanto col metro quantitativo eh, appunto ancora lì va a vallare una retorica per cui vabbè ma voi non ci sono mai state grandi scrittrici o grandi artiste cosa peraltro falsa ma che si sente spesso dire perché evidentemente c'era meno talento no? altrimenti sarebbe emerso ecco eh, anche recuperare un po' una prospettiva Quantitativa di quanto, anche mediocre, però è stato prodotto nel corso dei secoli. Ci aiuta a mettere, eh, a mettere un po' in, in altra parentesi queste argomentazioni no? e a dare loro il giusto peso, il giusto valore, a metterle in prospettiva, a storicizzare gli stessi discorsi eh, che vengono fatti su, sul lavoro delle donne in campo artistico. Um, Un'altra cosa che, che mi premeva sottolineare del, del tuo lavoro è che a un certo punto, proprio rispetto a, eh, alla prospettiva storica del lavoro delle donne in ambito letterario e non solo, tu dici uscire da questo stato di ignoranza, diffondere una consapevolezza eh, più articolata su quelle che sono poi eh, i... i i risultati teorici del femminismo ci aiuterebbe anche a, a ripensare il al canone, a riattivare il canone. Perché è vero che noi, eh, anche facendo un lavoro di recupero eh, di scritture e, e, e non solo femminili, eh, possiamo un po' provare a bilanciare le cose, però è anche vero che poi la tradizione si è sviluppata, si è sviluppata in un certo modo e quindi i nomi quantomeno più influenti che, che sono arrivati fino a noi sono tutti nomi di uomini. Ecco, questo concetto di riattivare e ripensare il canone, tenendo presente l'assenza eh, che, che in questo canone eh, c'è, tenendo presente quello che viene lasciato fuori, fuori dal quadro, no? come, come dicevi rispetto anche alla fotografia, cosa c'è fuori campo, e, e fare entrare il fuori campo all'interno del, del, del discorso critico per riuscire a, ehm, a leggere oggi questi testi in maniera proficua. Eh, sì, il fuoricampo e il fuoricampo attivo de, mh, è una categoria che, che ho provato a proporre mh, nello spazio delle donne e sulla quale mi riprometto anche di tornare, perché, mh, perché credo che sia importante continuare a lavorare in questa direzione. Perché è quello che, che noi in qualche modo mh, dobbiamo. Provare e, e capire come fare è proprio eh, ricostruire il, una coscienza storica di questi buchi no? e, che, no, che non si può risolvere soltanto ripescando in qua e là dei nomi, no? per, quanto, per quanto importanti. Anche questo lavoro naturalmente ha un senso, però forse non basta perché qui si tratta invece di. Eh, di garantire anche il senso e l'effetto del, del fuoricampo attivo. No? Allora, forse se procedo con, con qualche esempio riesco a spiegarmi meglio. Um, lavorando su Grazia Deledda, un'autrice così, così tenuta ai margini, in una maniera quasi imbarazzante, visto e considerato che l'unica scrittrice italiana che ha vinto il Nobel per la letteratura prima di Pirandello no? eh, cioè andare a vedere poi come è stata studiata o come è stata ignorata questa quest autrice è interessante ci restituisce anche il senso del fuoricampo eh, quanti, quanti testi di Grazia abbiamo letto è trontrato nei manuali di storia letteraria oppure nei programmi universitari di letteratura italiana, eh, molti molto pochi, no? e, però lì sì, veramente grazie ad Deledda è un esempio che funziona per capire come noi possiamo ricostruire delle trame che, che diano bene il senso della dialettica fra quello che è in campo e quello che è fuori campo. Per esempio, attraverso il romanzo che Pirandello dedica a, Gra a Grazia Deledda per prendere in giro Grazia Deledda e, e, e quella che a lui sembrava, in effetti, diventa poi dentro la macchina romanzesca pirandelliana una situazione umoristica. Perché che cosa aveva fatto mai di strano Grazia Deledda da così scandalizzare così tanto l'opinione circostante Pirandello compreso. Aveva sposato un uomo che le ehm, voleva molto bene prima di tutto. Quando l'altro giorno ho raccontato in classe e spiegato bene ai miei studenti e alle mie studentesse e, eh, quanto sia importante eh, avere, una avere delle storie d'amore con persone che ti vogliano bene. Eh, qualcuno di loro, insomma, è arrivato, mi ha anche scritto poi, perché, perché è una questione importante, è eh, una questione importante quella di, di scegliere, di capire se qualcuno non solo è eh, innamorato, innamorato di te, attratta, attratto da te, ma proprio ti vuole bene. Non parliamo mai dentro la scuola, dentro l'università, di, di quella che poi invece può diventare davvero... Una, una svolta esistenziale definitiva, eh? perché se scegli una persona che non ti vuole bene, sai in quanti guai, in quanti guai, ti, o, e a cui naturalmente anche tu devi voler bene, tu che ti occupi di cura, mi insegni no? quanto sia importante. Lei sceglie un uomo che le vuole talmente bene che decide di fare una cosa che per l'epoca era, era scandalosa, cioè eh, diventa lui il, il consorte a carico dell'altra, perché Diventa la gente di sua moglie, no? Quindi ragionare su quanto poi questa scelta, eh, che è una scelta d'amore, perché lei lo racconta bene anche nel suo romanzo autobiografico, quanto questa scelta d'amore fra loro due abbia, abbia funzionato e come sia stata poi invece messa così in ridicolo, attaccata e accusata dal mondo letterario circostante. Anche questo è un modo di lavorare. Di, di fuoricampo attivo, ma è un modo di lavorare fuoricampo attivo anche capire come le biografie di quelle poche scrittrici infilate nel canone siano biografie così strappate alla storia, alle genealogie. no? Per cui facevo l'esempio di Deledda, che in qualche modo è diventata unicamente la caricatura, potremmo dire, della. della della mh, donna sarda piccola vestita di nero seduta a un tavolo con un centrino all'uncinetto. Questa è una donna che ha consegnato alla letteratura italiana la Sardegna e alla Sardegna la lingua letteraria italiana attraverso la quale eh, e all'Italia, scusate, non alla Sardegna la lingua letteraria alla Sardegna la lingua letteraria italiana attraverso la quale raccontarsi. Nessuno scrittore, nessuna scrittrice che arriva dalla Sardegna eh, potrebbe. Essere immaginabile senza il modello di Grazia Delenta. Quindi queste sono tutte dinamiche, sono tutte trame, tessiture che noi possiamo ricostruire. Parlavo di come le biografie delle donne siano state così proprio mh, cancellate, tirate, estirpate. Questo è il verbo che uso io per, eh, per parlare appunto di come siano state messe fuori dalla storia. Vale per Sibilla le vale per um, Renata Viganò. L'autrice dell'Agnese va a morire. Non esiste un libro, una monografia critica complessiva su Renata Viganò. Questo per fare un esempio su, intorno a come le, le autrici o non sono state messe direttamente, per cui c'è uno studio, c'è un libro di Sotta Piazza che fa vedere come su 180 autori nel, nove, nel corso del Novecento antologizzati nei manuali eh, ci siano eh, il, il, la percentuale sia 180 maschi, 180 uomini e 12 donne. Ma anche quando sono state, mh, in qualche modo infilate così eh, di traverso nei manuali, nelle antologie, nei discorsi, nei programmi, sono state infilate un po' come il momento eh, di ricreazione no? per cui è capitato di costruire dei paragrafi con Elsa Morante e le altre no? costruendo delle aiuole di fatto o, o raccontando di Sibilla Leramo soltanto le relazioni sessuali e sentimentali anche lì naturalmente sempre nel rispetto di un codice eteronormato perché poi Molte di queste donne, Colette e un'altra, hanno avuto delle relazioni omosessuali strepitosamente appassionate, eh? e, però di queste non, non si parla mai. Quindi il lavoro di eh, fuoricampo attivo intende riferirsi non solo appunto a un mettere dentro un perimetro patriarcale già eh, costruito dieci nomi in più, per quanto dieci nomi interessanti, ma qui si tratta di disarticolare, ricostruire, ripensare i nostri sguardi, compreso il nostro modo di eh, considerare rilevanti e significative le storie, perché anche lì ci sarebbe tutto un discorso da fare su come una storia patetica, mh, e uso il termine patetico con la massima... Oggettività perché il pathos può essere un, un significativo ingrediente, insomma, no? eh, però una storia patetica raccontata da un uomo ha un senso, raccontata da una donna diventa immediatamente una storiella mh, di Ma genere. Infatti... Guarda, ti, ti interrompo perché secondo me anche qui hai messo tanta carne al fuoco e, e però siamo arrivati a un punto molto interessante. Un po' mentre parlavi, mi dicevo certo, altro che diritto alla mediocrità. Grazie a Deledda non basta neanche vincere il Nobel per essere considerate veramente una non sa so che cosa deve fare. E poi, e poi questa questione del, del fuoricampo attivo. Che disarticola lo sguardo perché poi è questa la cosa: venir considerate soltanto ehm, a livello delle nostre relazioni sessuali anche nel momento in cui invece si è prodotto eh, dei risultati in campo artistico e letterario e allo stesso tempo. Ehm, Sminuire, svalutare quello che è magari il contenuto specifico di alcune scritture femminili, quindi scritture di genere che non sono considerate letterarie, scritture d'amore, in quello certo. che è. Un campo che è stato femminile a lungo e che lo è stato per ragioni storiche, perché appunto per tutti i motivi che ci siamo detti, ma che ha anche costituito eh, un terreno di indagine, di educazione sentimentale, affettiva, che invece viene spesso negato. Come, come dicevi prima, non si parla di quanto è importante eh, avere delle relazioni sane, quanto è importante per le nostre vite, non lo si fa nei contesti educativi, eppure dovrebbe essere la pietra angolare di un'educazione allo stare insieme e quindi anche questi spesso argomenti delle scritture femminili svalutati e sminuiti, derubricati a letteratura di genere, a, a armonia, non eh, so che altro, quindi appunto fino... allargare lo sguardo anche per includere cose che siamo abituate e eh, abituati a considerare inferiori. Eh, Sì, fino, fino a quando la patria potestà non 1974, se non sbaglio, non viene tolta. Per una donna un buon matrimonio o un cattivo matrimonio è una questione di vita o di morte, ma non per ragioni che hanno a che fare con un, un ineffabile femminino, no? ma per, proprio per, per questioni materiali, politiche, sociali, se tu poi non puoi mh, più disporre dei tuoi beni del tuo lo jus corrigendi, cioè il diritto del padre di eh, punire i figli e la moglie anche con molestie ehm, e, e punizioni corporali, è stato tolto in Italia nel 1956. Quindi è chiaro che eh, noi abbiamo bisogno di queste, di queste date, di, queste, ehm, di ricordarci, abbiamo bisogno di questa memoria, anche questa è un fuoricampo attivo. Per capire poi come certe trame raccontate, certe storie raccontate dalle donne, certi romanzi familiari siano così significativi, no? Poi un altro argomento ancora è quello del desiderio delle donne, il desiderio femminile, così, così occultato, così adomesticato, no? così travestito. È, è, anche quello è naturalmente tutto un campo che fa una paura pazzesca. Se, la don, se, se una delle autrici futuriste scrive il Manifesto della Lussuria, non è che lo scrive perché è una perversa ninfomane, come secondo un immaginario patriarcale si pensa alla donna che, ha una vita, che afferma no, il diritto un'espressione sessuale ma perché lì c'è qualcuno che afferma un desiderio sessuale c'è qualcuno che dice io ehm, c'è qualcuna che che parla di come la, ehm, il sesso possa essere qualcosa che prescinde dal fare figli dalla, dalla maternità sono argomenti che tuttora sono argomenti incendiari no e però noi rispetto a tutto questo davvero dobbiamo decolonizzarci rispetto a assetti che anche nostro malgrado, anche mio malgrado, mio di persona che studia da anni e anni queste cose ci agiscono, ci parlano, ci pensano, perché è, è inevitabile, no, essere figli e figli del proprio tempo anche rispetto a, a pregiudizi che si sono impossessati di te senza che tu ne accorgersi, no? Sì, ma infatti la questione dello sguardo, secondo me, lo sguardo sul, delle storie che, che, che ci viene trasmesso attraverso le storie, che adottiamo eh, a, a nostra volta entrando dentro le storie, secondo me, è particolarmente importante proprio per questo, no? perché eh, ci permette di decostruire. In un contesto, tutto sommato, che ha dei parametri che, che riusciamo a gestire più facilmente, decostruire dei pregiudizi che poi invece portiamo anche nella nostra vita quotidiana. E per questo analizzare le storie e, e cercare di capire con che sguardo sono state costruite è così cruciale. Tu a un certo punto lo nomini. Dici, lo nomini come il female gaze, eh, male gaze e female gaze sono diventati in questi anni un po' dei eh, termini tecnici che però hanno preso piede in chi si occupa di, di critica letteraria, ma anche di serialità televisiva, di, di cinema perché descrivono appunto lo sguardo situato da una prospettiva di, di genere e soprattutto svelano qualcosa, cioè svelano che esiste uno sguardo maschile, che lo sguardo maschile non è la norma, noi siamo state, eh, stati abituati a considerare lo sguardo maschile come la normalità e tutto ciò che semplicemente lo contr contraddiceva o comunque divergeva in qualche punto era eccezione, mentre invece appunto eh, Appunto, ragionare sullo sguardo femminile, lo sguardo maschile, da quale posizione, da quale posizionamento, mi viene da dire, eh, sono costruite le storie, ci aiuta a vedere che anche quello maschile è una posizione specifica, che è stata predominante fino adesso, ma che è comunque una posizione specifica con delle caratteristiche particolari. Tu fai un esempio molto interessante e a proposito delle date, eh, tu ne ricordi molte e fai un, come dire, un elenco rispetto a quello che è la storia del, del nostro paese che è… È interessante, sono tutte cose che, che magari conosciamo, ma se leggerle una dietro l'altra fa sempre impressione. In particolare, leggere il 1996 come anno in cui lo stupro diventa un crimine contro la persona, il 1996 è l'altro ieri eh, e smette di essere un reato contro la morale. Eh, tu fai un esempio, che è l'esempio appunto del, eh, del delitto del Circeo, dello stupro della storia del Circeo, lo stupro del Circeo, che viene sempre letta come una questione di classe e difficilmente viene letta come una questione di genere che ancora oggi in tempi recenti è stata riraccontata sia eh, da un punto di vista letterario che cinematografico con uno sguardo maschile ed è, ed è un, secondo me un esempio importante perché è una, è, è, un, è, è una storia terrificante, agghiacciante che però tiene dentro tanta mh, la carne viva di, di questo paese, no? e che però ancora oggi per arrivare al grande pubblico, per essere di, discussa all'interno di uno spazio pubblico, viene descritta, viene affrontata, viene veicolata da uno sguardo maschile. E secondo me è emblematica di quanta strada ancora c'è da fare per appunto decostruire lo sguardo che ci portiamo. Appresso nel, eh, nel leggere la quotidianità, nel leggere le storie della cronaca, e poi nell'inventare storie eh, di finzione nei sì. libri al cinema, appunto. Sì, poi probabilmente quando si parla di sguardo maschile, forse si può, si può pensare di un certo tipo di sguardo maschile, no? E, e questa è una cosa molto importante da fare prima di tutto, per perché siamo, per esempio, non so se mi senti, perché ah, mi sembrava se fosse scusa, bloccata l'immagine. Perché, perché, per esempio, mh, mi, capi mi capita via via di leggere anche dei carteggi eh, maschili ottocenteschi, no? Sono carteggi che eh, sono estremamente sentimentali, ridondano. Di espressioni, dichiarazioni d'amore fra, fra uomini, no? fra, fra scrittori, fra, fra poeti, e, e sono molto interessanti andando poi su, avvicinandoci al Novecento, perché via via davvero è possibile vedere come, come ci fossero anche dei modelli di eh, mascolinità che poi è come se fossero stati spazzati via dal dal fascismo, dal nazismo, da, que, da, quei, da quegli immaginari che hanno fatto coincidere la eh, mascolinità con una virilità aggressiva e patriarcale. Ora, eh, tutto questo, anche tutto questo, come giustamente dicevi, va decostruito e va decostruito per ragioni culturali, va decostruito anche per eh, volendo fare appunto un, un tipo di lavoro e di riflessione femminista, ma va decostruito qui appunto, noi sappiamo bene cosa, di cosa parliamo perché tutte e tre, Claudia compresa, che è dietro le quinte, poi noi lavoriamo dentro, per esempio in contesti didattici in cui eh, ci sono persone molto giovani, di orientamenti sessuali anche diversi, ma che hanno tutto il diritto di non farsi carico, come dire, di un, di un dominio maschile, di un potere maschile che non ha nulla a che fare con il modo in cui queste piccole persone, questi, questi ragazzi in questo momento si trovano a stare al mondo. Certo, noi abbiamo anche il compito poi di, come dire, aiutarli a entrare in dialettica con... con Modelli di mascolinità aggressiva che effettivamente poi diventano tossici, diventano tossici per le altre, per gli altri, per gli altri come vogliamo dire, ma anche per loro stessi. Non sto parlando di questioni così peregrine, bizzarre, sto parlando per esempio del fatto che ho l'impressione, che forse è più di un'impressione, la, il trauma, perché di trauma si tratta del, del lockdown e, de, e quindi della chiusura nelle proprie stanze di tutta questa gioventù così bruciata appunto dal covid, sia stato anche più traumatico per i maschi rispetto alle ragazze, perché è molto più complesso ancora per un maschio pensare di, come dire, dar voce, dar forma. A un mondo emotivo tradizionalmente affibbiato e appiccicato soltanto alle, ai modelli e alle identità maschili. Ho visto molti miei studenti più in difficoltà delle, delle ragazze proprio per questa, questa fatica. D'altronde, andando all'indietro nella storia, la, la, il, il panico da shock della, di cui la la sindrome da stress post-traumatico di cui hanno cominciato a soffrire i soldati della prima guerra mondiale, si è cominciato a definirla proprio all'epoca, non, non parla soltanto della guerra, ma parla cioè, del, cioè, del trauma fisico, magari dell'arrivo di una bomba che, che manda in mille pezzi il corpo di, del, del tuo amico, ma parla anche di questa. Difficoltà nel mobilitare risorse emotive e cognitive che ti possano aiutare a tirar fuori il tuo dolore, senza per questo sentirti meno maschio, per esempio, no? Quindi, eh, riflettere sulla, sulla, su, sui, sui modi de, degli sguardi mascolini, sulle identità mascoline e, e su, sul male gaze e sul Female gaze non è banalmente una questione teorica, una questione retorica, ma diventa di nuovo una questione di libertà dei corpi di portare, di tenere i corpi nello spazio e nelle, e nelle relazioni. Io credo che eh, per quel che riguarda poi il linguaggio artistico, sì, noi possiamo in molti casi eh, capire che c'è un, un female gaze mh, non per ragioni non tanto essenzialiste ma culturaliste anche se di nuovo sempre per il principio su, su cui eravamo d'accordo sopra di non mettere le donne l'una contro l'altra forse cioè, sarei dell'idea di, di non creare la contrada delle culturaliste contro la contrada essenzialiste, no? Cioè, io mi sento per molte ragioni più vicina alle ragioni del culturalismo, cioè di chi dice che davvero donna si, si diventa attraverso passaggi culturali, però trovo molto interessanti e, e ho trovato molto interessanti e di aiuto tanti lavori fatti dalle differentiste, dalle essenzialiste quindi anche lì troviamo un terzo spazio insomma di mediazione No, ma assolutamente quando quello che dicevi è, secondo me, è, è importante capire no, cosa intendiamo per, per maschile e femminile quando parliamo di female gaze, male gaze, che anche il maschile non è, non è una landa indistinta, tutta uguale, no? è chiaramente un maschile che, che come dicevi tu, è, è un modello di mascolinità che si è imposto, è un modello di mascolinità patriarcale. E quando all'inizio eh, dicevi, dicevamo che... Le conquiste teoriche del femminismo è qualcosa che deve uscire dal ghetto perché deve diventare. Patrimonio comune ormai è ora che nel 2023 questa ignoranza sia, sia sconfitta, che, che ci si vergogni quantomeno di essere ignoranti di queste questioni e che si faccia silenzio se sei no. interpellato no. dal minimo sindacale, e, ecco perché sono, sono patrimonio di tutti, anche per questo, perché non solo aiutano a ripensare la storia delle donne, lo spazio delle donne e, e, e le questioni di genere intese come questioni femminili. Femminili, ma le questioni di genere intese come di entrambi i generi perché aiutano a ripensare anche al maschile e, e prima ti riferivi appunto al fatto che orientamenti sessuali diversi da quello eh, etero semplicemente sono stati eh, a un certo punto sono stati come dire nascosti sono stati eh, repressi sono stati non hanno più avuto eh, cittadinanza e, e, e legittimità e e che questo eh, unito a un modello di mascolinità aggressiva ha fatto sì che eh, ancora oggi eh, coloro che, sono, eh, che nascono come, come uomini no? sono cresciuti in un contesto quasi di analfabetismo emotivo, per cui di fronte alle piccole e grandi difficoltà della vita si trovano eh, con, con meno strumenti. Anche per questo poi eh, discutere di queste cose e farlo nei contesti educativi è così, è così importante. Io penso che da questo punto di vista eh, il, la riflessione critica anche sui prodotti culturali eh, e penso alle storie, ai romanzi, ma penso tantissimo al lavoro che si sta facendo sulla serialità televisiva e, e, e cinematografica, secondo me... Veramente molto utile a, a, a decostruire, perché sono prodotti di largo consumo, sono facilmente interpretabili. E secondo me, in alcuni casi eh, cioè sono costruiti per essere facilmente interpretabili, ovviamente, però, in alcuni casi sono particolarmente emblematici no, di, alcune, eh, di, di alcune questioni che, che sembrano in maniera astratta molto complicate. Mi viene da pensare, non so, eh, rispetto a female gaze e male gaze, e poi magari eh, dimmi tu se sto andando troppo oltre a. Un, un prodotto molto interessante, ha una serie tv molto famosa che è questa della regina degli scacchi, che ha una protagonista femminile forte, un personaggio femminile cosiddetto forte, e che però. Non porta niente eh, dell'essere donna come, come specificità, cioè è un personaggio femminile forte costruito da un uomo e questa cosa si vede, si vede tutta. E, e secondo me, appunto, andare a cercare questi, queste contraddizioni, questi elementi di frizione ci aiuta a capire ancora una volta quali sono i bias che, che ereditiamo e come li usiamo per leggere la realtà e come li usiamo anche per fare ricerca, perché poi questa è la verità, che spesso eh, li utilizziamo senza rendercene conto anche lavoro, eh, nel lavoro scientifico cosiddetto eh, e quindi lo, lo inquiniamo <ride> inconsapevolmente eh, e anche questo è uno dei motivi per cui invece secondo me il tuo libro è così, è così importante perché fa chiarezza anche, anche su questo. Sì, e ora non, vedo l'orologio, non vorrei prendere lo spazio magari di, di qualcuno che ha voglia di, di chiedere, dire qualcosa. E non so se, se Claudia ci dà qualche segnale. Qualche domanda è arrivata. Io ho ah. cioè, qualche domanda, qualche, qualche cosa. Ci, <ride> ci sono, sì, in realtà abbiamo un paio di considerazioni molto interessanti. E la prima è di Ornella Soncini, che ci segue sempre, amica di Bridamenti, eh, che mi riferimento al discorso che facevate su Deledda eh, e anche la citazione veramente molto interessante di Daniela sulla figura di Digano, su cui non esiste eh, una monografia. Questa è una cosa che mi ha colpito moltissimo perché è veramente beh, macroscopica, insomma, come... Come, come carenza diciamo nel panorama appunto della critica soprattutto anche nel quadro degli women's studies infatti ehm, quando parlavi di Viganò a me era venuto in mente il fatto che eh, quando, abbiamo, quando mh, abbiamo messo in piedi questa serie di seminari l'obiettivo era proprio quello anche di creare delle situazioni per cui eh, la futura ricerca potesse essere appunto incoraggiata a, a trattare figure femminili citate magari durante questi dialoghi e questa citazione, appunto, della di questa appunto lacuna sugli, di studi critici sulla Viga No è veramente secondo me macroscopica e appunto Ornella ci faceva il caso della, eh, di questa figura Paola Masino eh, che viene ricordata appunto ricordando il discorso di Leda, sempre come la compagna dei Bontempelli e di conseguenza il suo fantastico che è suo depotenziato Proprio perché visto come un prodotto eh, quasi res residuale, oppure di conseguenza, insomma, rispetto alla sua frequentazione. A me viene in mente eh, il, la figura, figura molto interessante di cui abbiamo parlato in questi seminari, che è quella di Marisferro, di cui ci ha parlato Francesca Sensini, che è la curatrice dell'opera, eh, la quale eh, si lega prima a Guido Pivene e poi a Carlo Bo, quindi a due figure, possiamo dire, veramente molto rilevanti eh, nella. Eh, panorama letterario, insomma culturale diciamo in senso lato ehm, italiano e quindi eh, non viene mai eh, considerata come una scrittrice con una sua poetica, una sua identità ed è, eh, viene riscoperta eh, proprio in questo periodo anche questa è una cosa eh, molto particolare quindi il protagonismo alla... intellettuale perché questa è una cosa sempre Azzerata, no? Il fatto che queste erano donne che scrivevano articoli, partecipavano a trasmissioni radio, spesso hanno svolto attività antifasciste, cioè non erano solo scr scrittrici brave, ma erano proprio intellettuali. Esatto, con una partecipazione attiva, delle prassi, delle, eh, un, tutta una serie di diciamo, tutto un vissuto. Che le caratterizza e, e, e in base al quale possono anche essere studiate, inquadrate e contestualizzate, eh, appunto al netto dei loro rapporti con grandi intellettuali dell'epoca, eh, che comunque rappresentano sempre uno scambio. Vorrei sottolineare che qui eh, è sempre emerso in questi, in questi nostri incontri eh, l'arricchimento dato dalla frequentazione poi di grandi intellettuali. Eh, Secondo me va, va sottolineato insomma, il fatto che lo scambio, comunque, in ogni caso, è sempre un arricchimento. Poi, però, il fatto che lo scambio arrivi a, a mettere in ombra una delle due parti del dialogo, si chiama dialogo perché ci sono due persone, eh, però una delle due, appunto, risulta dalla storia. Essere sempre oscurata. E poi interveniva anche Gloria Massucci, altra nostra carissima amica, che ci diceva: che, mh, ci, ci portava, appunto, ci porta alla memoria lo sguardo di Flaubert sul mondo di Emma Bovary, un grande classico che noi insegniamo a scuola, perché insomma eh, non si può prescindere dalla Bovary, eh, però questo sguardo maschile appunto che ha medicalizzato. Dice Gloria la drammatica figura di Emma fino a fare. Del bovarismo, una patologia. Questa è una cosa veramente eh, anche questa macroscopica. E si va a collegare invece alla domanda, domanda all'osservazione più che altro che volevo fare io rispetto a quello che è stato detto. Eh, Daniela portava l'attenzione sulla questione del desiderio. Io vorrei ricordare e l'abbiamo menzionato prima, ma ricordiamo il meraviglioso libro che ha scritto Daniela Brogio, un romanzo per gli occhi. Manzoni Caravaggio la fabbrica del realismo, appunto pubblicato da Carocci, che contiene un capitolo, secondo me straordinario, e che io utilizzo comunque a lezione, per cui per me è stato una, veramente una, un, un materiale utilissimo, diciamo, mettiamola così, comunque scritto in maniera meravigliosa, sulla figura di Gertrude, a cui non è mai stata fatta, non è mai stata fatta giustizia nei confronti di questa rappresentazione straordinaria che fa appunto uno sguardo maschile su questa figura ed è forse la prima donna di cui viene analizzato, vengono analizzati in maniera chirurgica da parte del nostro caro Manzoni i rapporti di forza che eh, la rendono quello che lei è, il personaggio che lei emerge. E, e Daniela si, si esprimeva proprio nel suo libro dicendo che è una figura del desiderio di riconoscimento ehm, da parte femminile, un, un problema molto importante che eh, tra l'altro è stato trattato in apertura di questo dialogo, cioè per quale, per quale motivo eh, esiste questa eh, diciamo, competizione eh, femminile? Forse perché questo desiderio di riconoscimento non viene mai eh, portato in superficie. Cioè, ehm, le, 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 diciamo, le direttrici degli sguardi, sullo sguardo poi, appunto, si sofferma molto Daniela Brogi nel suo libro, eh, queste appunto, queste direttrici che, che vanno a formare la personalità di, di Gertrude e che vanno a mettere veramente eh, che eh, il. il Sotto, diciamo, sotto una luce molto particolare la sua personalità, eh, ci parlano appunto di un mondo in cui alla, la donna, vabbè, qui parliamo di una donna del 600, però eh, d'altronde Gaia Benzi si occupa del 500, quindi insomma, già in apertura dicevamo che tante opere eh, non vengono eh, trattate dal punto di vista critico. Mm, fin dai tempi appunto dagli inizi della letteratura italiana qui abbiamo una donna del 600 il cui desiderio di riconoscimento rimane sempre un grande sospeso nella sua vita ed ecco che si forma questa personalità molto complessa che, di cui tra l'altro Manzoni ci dà delle spiegazioni come al solito davvero fenomenali ecco quindi eh, lo sguardo di eh, Flaubert su Bovary eh, che va a creare il bovarismo lo sguardo di Manzoni su Gertrude Insomma, siamo davanti appunto ad un'elaborazione un del, del riconoscimento, del, del, del desiderio di riconoscimento, ma anche del riconoscimento del desiderio eh, femminile che, che, che merita appunto una grande attenzione. Io volevo appunto chiedere a, a Daniela se voleva fare una riflessione su questo punto, cioè sul modo in cui hai collegato Gertrude a tutti questi discorsi. Eh sì, ehm, dunque per quel che riguarda Gertrude, mi vengono in mente che due o tre cose. Eh, la prima è che è il personaggio più. la personaggia, anzi, oh, <ride> mi sono abituata tranquillamente a dire la personaggia. A proposito di quello che prima <ride> diceva di incrostature, di no? Perché, sono scocciata di dire il personaggio donna e basta cioè è bastato usarlo due o tre volte e adesso vado liscia quindi la <ride> gertrude è, è quella che più conquista i nostri anche i lettrici e i lettori più giovani e questo insomma è sempre interessantissimo poi la seconda cosa è che è, il, è proprio l'esempio perfetto di quanto noi dobbiamo credere alle opere, non alle verità e alle posizioni dichiarate dai loro autori o dalle loro autrici. Naturalmente Manzoni appartiene a un sistema patriarcale che lui stesso riproduce, e pratica e applica, e però poi c'è l'opera che lo sorpassa, Gertrude sorpassa ampiamente le intenzioni dell'opera, le intenzioni dell'autore e, e secondo me focalizzare e mettere a fuoco questo punto ci aiuta molto poi anche a orientarci dentro il rumore no? di, di chiacchiere spesso fatte un po' a vanvera in materia di cancel culture o di politically correct. No? Noi crediamo alle opere anche quando poi possono provenire da autori e autrici che, che, che so, si sono dichiarati antifemministi, no? O antifemministe. Anti Poi, in più, ulteriore questione, quella che ponevi, della, dello sguardo e del riconoscimento, no? eh, Lo sguardo, sì, perché Gertrude è continuamente mh, bisognosa, assetata, affamata proprio. Di uno sguardo di uno, che poi è lo sguardo del padre in origine, che, che la diriga e la, e la sorvegli. Si innamora, sempre che sia un verbo che noi possiamo usare, però eh, prende, si accende per, per Egidio che la guarda esattamente, la controlla, la dirige, la domina esattamente come la dominava il padre. Quindi, eh, qui si torna al, alle questioni che. Che metteva sul tavolo Gaia a proposito di male gaze, female gaze e anche di dialettiche da tra sguardi. Trasguardi. Infine c'è tutta la, il tema di Gertru, della Gertrudina, no? Questo è l'elemento forse più struggente, anche più, che guarda la bambola, cioè lì siamo proprio in una, in una pagina di Dalla parte delle bambine un secolo prima anzi 150 anni prima che venisse scritto dalla parte delle bambine e, e lì forse magari facciamo un altro seminario ma c'è tutto il tema dello sguardo, eh, cioè lei guarda una bambola e la bambola è un simulacro di sé con tutto quello che può voler dire anche per l'identità femminile, no? rispecchiarsi in, una, in uno sguardo che è uno sguardo di donna. Noi continuamente le donne cercano lo sguardo delle donne, su di sé, non solo lo sguardo degli uomini, ma lo sguardo delle donne, anche in termini di desiderio, non solo di, di invidia. Però su questo sicuramente <ride> si è fatto tardi e bisogna scrivere un altro video per organizzare. Sicuramente è un argomento molto fertile di, di, di pensieri, di riflessioni su cui bisognerà tornare. Eh, C'è una cosa eh, che volevo chiedere sia a Daniela sia a Gaia. Eh, e che riguarda un argomento che è venuto è sempre emerso durante questi dialoghi che noi abbiamo fatto, ed è la questione del canone, di cui tra l'altro voi avete eh, già parlato, avete parlato appunto in termini di, di riattivare il canone, appunto di ripensandolo, eccetera, considerando l'assenza. Ecco, la questione che è emersa frequentemente in queste conversazioni è l'idea che esista non soltanto un pericolo, ma a tutti gli effetti, eh, un una realizzazione anche in corso di un canone minore. Canone minore, che, che cosa vuol dire? Vuol dire che quando tu stai insegnando letteratura eh, fai il modulino su quelle 3-4 autrici, giustamente Deleda che ha vinto il premio Nobel e nessuno se l'è mai filata, e qualcun'altra, Sibilla Leramo, chiaramente, che emerge in modo gigantesco, soprattutto rispetto a quello che diceva prima Daniela, cioè il ricordare alcuni momenti storici fondamentali come quello appunto eh, della, dello Ius corrigendi, della patria potestà, eccetera, cioè elementi che nella storia delle donne in questo paese, momenti, che nella storia delle donne di questo paese sono stati eh, fondamentali, veramente dei turning points eh, enormi. Ecco, Sibilla Leramo, eh, nel suo capolavoro, una donna, racconta molto bene com'era il mondo prima che venissero appunto eliminate queste pratiche sociali, insomma, queste eh, cose, questi comportamenti, eh, fra l'altro, largamente. Mh, accettati, socialmente accettati. Ecco quindi il canone minore. Il canone minore è, è, non è soltanto un pericolo, in realtà è anche una prassi perché quando noi facciamo i corsi di aggiornamento, eh, studiamo eh, quelle due o tre autrici eh, giusto per capire che cosa succedeva nel frattempo, chi scriveva, quali voci femminile. Eh, Esistevano eh, quando c'erano Montale, quando c'era Ungaretti, quando c'erano i grandi, giganteschi nomi che noi insegniamo a scuola e cosa facevano le donne? Ci sono questi 3-4 nomi. Eh, Molte di loro vengono insegnate per i loro rapporti appunto con grandi figure maschili e quindi, di fatto, anche senza. Che ci sia bisogno di prendere una decisione rispetto appunto a eh, dare vita a questo canone minore o meno, si è formato un po' da solo, diciamo in maniera un po' autonoma, attraverso le prassi di insegnamento, attraverso l'idea di eh, creare una specie di, di, di percorso parallelo per cui eh, vediamo cosa fanno le donne. Ecco, volevo infatti chiedere a voi eh, se avete delle riflessioni. Eh, magari in chiusura appunto di questo nostro incontro se avete delle riflessioni su, eh, su questa, questa che è una problematica del tutto aperta insomma una questione del tutto aperta direi ecco non so chi vuole iniziare gaia forse abbiamo sì, credo che l'immagine di gaia si sia bloccata oltretutto in un modo molto spirituale <ride> Sì, vediamo se va bene e... nel frattempo se ci vuoi dire riguardo sì, Eden... il canone io credo che noi avremo sempre meno bisogno di, di canoni e credo però che mh, invece avremo sempre più bisogno di mappe per, per orientarci, no? per capire che cosa, che cosa è al centro, che cosa mettiamo al centro, che cosa mettiamo e che cosa ha vissuto e la letteratura che è esistita, insomma, ai, ai margini e creare anche degli scambi e effetti di campo e controcampo fra il centro e il margine, io credo. Che questo ci aiuti non solo a, a studiare la, la storia letteraria, ma proprio a. Poi, naturalmente, la questione insomma, di come si studia la letteratura a scuola è una questione importantissima. Di cui, cioè, su questo bisognerebbe litigare tutti i giorni sui social e non sui consigli, <ride> esatto. <ride> dati a Eli Line perché noi siamo veramente dentro una mutazione antropologica quella per cui tu che hai, ci parli con alle spalle tutti questi libri sempre di più sarai una specie di estinzione no? ma cioè, tutto questo non detto in maniera cioè, per, per fare un l'audazio di tempi andati ma perché sta succedendo questo cioè che persone giovani leggono sempre meno libri li leggono essenzialmente per studiare eh, per un'interrogazione a scuola o all'università. Questa è una questione che va affrontata, prima o poi sarà affrontata, immagino, e quindi ci fa capire quanto sia, a maggior ragione, quanto sia importante ragionare sui canoni, su forse, sul fatto che forse l'esperienza davvero altra. Che possiamo provare a trasmettere a, alle, ai nostri studenti alle nostre studenti, sia quella di leggere un romanzo e non eh, come dire, leggere, capire eh, quando è nato foscolo, cioè proprio l'esperienza le, di una lettura, di una storia, di un romanzo, come funziona, anche di, penso anche alle questioni che poneva Gaia, no? su, come, su come funzionano certi meccanismi narrativi. Di tipo, di tipo seriale, quindi io credo che sì, la scuola sia uno dei campi di battaglia, lo è sempre stato, dove, dove noi possiamo pensare di portare questi discorsi, anche perché poi le, le persone giovani mh, ti, ti ascoltano e ti guardano come un marziano, ma come tu poi ci racconti anche. Sui social, poi nel momento in cui trovi il canale giusto hanno, hanno fame di, di queste sì. categorie, perché noi siamo in un mondo che continuamente si serve di narrazioni, no? di autonarrazioni, e quindi la, il terreno su cui mh, così lavorare penso, penso che sia quello, quello delle narrazioni. Grazie. Gaia, se vuoi aggiungere qualche cosa, non so se ti sei mai posta il problema di questo canone minore. Ma... Beh, diciamo che sì, anche se appunto è, è tanto che non mi confronto con l'aspetto didattico, eh, però chiaramente nel, nel momento in cui, eh, in cui si parla semplicemente di queste cose... Eh, si rischia di creare il, can il canone minore, allora, come fare per uh, evitarlo, secondo me, è un po' quello che diceva Daniela: no? lavorare su sulle narrazioni in generale, eh, perché anche il modo in cui ci raccontiamo il canone, anche quella è una narrazione, no? Certo. E quindi è una specifica narrazione. E, e, dunque, e dunque, secondo me, è. è, è è la decostruzione complessiva dello sguardo maschile sulle storie e sulle arti che ci aiuta a superare questo problema, però appunto forse è tema di un altro seminario ancora. Sì, sì, sì beh, il, sicuramente qui su questa tematica si potrebbe rimanere delle ore perché proprio come è raccontata la storia della letteratura è... è Attualmente, insomma, credo che venga messa in discussione in realtà proprio nelle pratiche da molti insegnanti, almeno nella mia esperienza, eh, si tende eh, insomma, sempre di più a procedere per temi più, più che per grandi figure monumentali. Quindi già il procedere per temi include, è una, è una, una didattica che, che, che tende appunto ad inglobare molte, molti punti di vista sullo stesso tema. Eh, penso per esempio alla tematica della, della natura, mh, nella prosa e nella poesia, già lì appunto eh, sono moltissime le poetesse, anche nel contemporaneo, che hanno affrontato tematiche ecologiche o le scrittrici. Quindi, se si pone al centro diciamo, la tematica, mh, invece che la figura monumentale, eh, Pascoli e la campagna, eh, per esempio, <ride> per dirne uno che a me tra l'altro piace anche moltissimo. Eh, è chiaro che eh, lo spazio delle donne, per citare in chiusura Daniela Brogi, eh, diventa uno spazio più, più aperto e anche condiviso, eh, proprio insomma, ruotando attorno a delle tematiche. Bene, io voglio ringraziarvi per questa splendida conversazione. Per la grande, il grande, la grande quantità di temi che sono stati eh, affrontati questa sera e che sicuramente saranno di ispirazione per ehm, i più giovani, insomma, gli, i dottorandi, i ricercatori che ci ascoltano, eh, ringrazio eh, tutti coloro che ci hanno seguito in questo lungo percorso, questi 16 appuntamenti. Eh, ricordo che a settembre partiremo con un'altra serie di seminari con una tematica diversa che sarà proprio quella più ecologica. Inclusiva, parleremo di tutto e di più. E per questa sera vi saluto, saluto Daniela Brogi, saluto Gaia Benzi, vi ringrazio. Grazie. E ringrazio grazie. chi ci ha ascoltato e chi ci seguirà o ci ascolterà poi in differita. Buona serata a tutti. Grazie, grazie a voi.